Ciao a tutti da Andrea di Esselloso Portoghese. È appena arrivato, sono a casa mia, ho Melita. Procediamo subito a farvi vedere cosa c'è qua dentro. Corriere DHL. Cosa abbiamo qua? Google Stadia, non l'ho ancora aperto. Tanti modi di giocare, nessuna console, un unico lugar para, questo in spagnolo. È sigillato. Oggi è giovedì 28 novembre, ore 15:25. Xiaomi 9 T Pro. Allora, questo c'ha lo cellophane. Allora, una precisazione: quando vedete che vado veloce, mettete la musichetta e cambia colore, magari metterò il bianco a nero, vuol dire che sto, non voglio fare tagli, voglio farvi vedere tutto il processo, perché per me è la prima volta. Io ho già ricevuto 2-3 mail da Google, su Gmail, che mi avvisava dell'arrivo di Google Stadia. Mi hanno mandato già il codice, vediamo tutto. Io ancora ce l'ho fanato, Ok, procediamo all'apertura. Come vedete è sigillato, non l'ho ancora aperto. È un bel pesetto consistente, vediamo cosa c'è dentro. Togliamo questo. C'è un bollino qua. Sto cercando i miei occhiali. Apriamo. Eccolo qua. Finalmente ce l'ho in mano. Non so se carico, è un po' ruvido sotto e un po' liscio sopra. Continuiamo ad aprire la scatola. Cavetto C, cavetto tipo C, perché il mio Xiaomi, sì, cavetto tipo USB tipo C con alimentatore. Questo mi pare la stessa chiusura del Google Home Mini. Togliamo i gancetti. Vabbè, dovrebbe essere carico, però secondo me lo voglio preparare. Ok, tac, vediamo dove va agganciato. Qua su, qua davanti. Perfetto, cavo lungo forse un metro, metro e 10, un metro e 20, un metro e mezzo. Continuiamo a vedere cos'altro c'è. Qua penso che sia un ingresso per le cuffie, un jack per le cuffie. Qua c'è un qualcosa da tirare. Controller Stadia, mando de Stadia, inizia in piezo. Sì, in italiano e spagnolo questo, con le istruzioni. Prima in italiano, finalmente la prima volta, e poi in spagnolo. Qua abbiamo l'alimentatore del Chromecast 4K. Questo è magnetico. Questo è magnetico. L'alimentatore del 4K con un velcro molto lungo, con l'ingresso della porta Ethernet. Qua c'è una cosettina da tirare. Questo qua l'abbiamo tolto e mi sa che non c'è altro. Quindi, ripeto, se mi vedete andare avanti veloce, grigio, bianco e nero, vuol dire che sto cercandomi. Eccolo qua, anche qui c'è da tirare questo, Vedete qua è da tirare. Ah, perché è lucido questo. Prima c'era questo opaco e sopra c'era questo lucido qua. Guardate che bello. Questo è il 4K. Va bene.
Andiamo. Andiamo dietro la mia console video. Teniamoci tutto e iniziamo a collegare questo. Io penso che bisogna collegare prima questo, anche se non ho letto le istruzioni. Vi ricordo che qua c'è il pod Melita, il l'ont Open Fiber, televisore mi pare che sia un 65 pollici, sì, 65 pollici 4K, uscite HDMI, me ne è rimasta una libera, una USB libera, e però ho dovuto prendere, ovviamente, perché il pod Melita ha soltanto due porte, quindi una c'è collegata all'ont, all'altro ho collegato questo switch qua TP-Link. Mi serve il cavo, cosa ci manca in questa scatola? Procuratevi un cavo Ethernet, perché non c'è. Ho un sacco di ciabatte, come potete vedere qua, un sacco di ciabatte per le porte, per le prese, quindi lo collegherò qua. Questo lo collegherò alla TV. Mi serve un cavo Ethernet, vado a cercarlo. Allora, una notizia, come ho collegato, si è acceso automaticamente, guardate, si è acceso automaticamente la TV. Come ho collegato quello, stavo cercando il cavo di rete, adesso lo cerco. Cavo di rete trovato, colleghiamo quindi lo switch. Oggi è una bella giornata di sole, Colleghiamo quindi lo switch TP-Link, 5 porte, di cui una ne resta libera perché all'altra c'è collegata, e l'alimentatore a cui c'è, non so se lo vedete, l'alimentatore del Chromecast è collegato. Ok, andiamo a vedere cosa sta facendo la TV. Ecco, qua dice di andare su setup, adesso voglio posizionare la telecamera in modo che non spostarla più, che si veda tutto bene. Prendo il controller e cellulare, le istruzioni. Quindi ho cellulare, istruzioni e controller Stadia. Mi prendo anche il Mac. Eccomi col Mac, vediamo di andare chromecast.com, ma io ce l'ho già però l'app sul cellulare. chromecast.com/setup your new device, usa Google Home App. Avevo ragione, che serviva il Google Home App. Alexa, che giorno è oggi? È giovedì 28 novembre. Alexa, che ore sono adesso? Sono le 3.22 del pomeriggio. 3.22 del pomeriggio. Alexa, com'è il tempo a Cagliari? In questo momento, a Cagliari, c'è un cielo parzialmente soleggiato con una temperatura di 18 gradi Celsius. Le previsioni di oggi indicano nubi sparse, con una massima di 18 gradi e una minima di 10 gradi. Ragazzi, è una bellissima giornata oggi, vi faccio vedere. Guardate che bello, guardate il sole che c'è oggi. Stava piovendo, ha piovuto quasi per un mese di fila, guardate che meraviglia. Oggi è una giornata magnifica, guardate. Guardate il sole, il cielo bellissimo che c'è. Guardate che bel cielo. Allora, torniamo dentro. Comunque il prossimo video lo farò in ufficio, penso sabato mattina, con Tiscali, sempre con la 1000 mega. Ok? Adesso, prendiamo il cellulare, dato che dice di andare su... dice di andare su Google Play e di accendere l'app home. Andiamo sul cellulare e apriamo l'app home. Penso che dobbiamo aggiungere un nuovo dispositivo, io penso, no? Eccola qua, l'ha già preso. Vedete la TV? Configura un dispositivo. L'ha già visto. Casa. Avanti. Devo attivare il GPS, non so perché me lo chiede. Ricerca dispositivi in corso. Eccolo qua, l'ha trovato. Chromecast Ultra.
avanti, eccolo qua, come ho cliccato, guardate subito, scarica l'app, scarica apri l'app Google Home sul telefono per avviare la configurazione, sta andando avanti, connessione Ethernet, ha individuato, avanti, aiutaci a contribuire, beh certo che accettiamo, lo mettiamo nella stanza, qui non c'è le mie stanze, non c'è, mettiamo in salotto, salotto, avanti, eccolo là, boom, aggiornamento, attendi, vedete ragazzi? Allora, collegamento del dispositivo Chromecast in corso, nessun segnale la TV adesso ci dà, Adesso leggo in basso, si è acceso un HDMI 3, eccolo qua, Google Chrome, avanti. Mi piacerebbe essere il primo che fa questa recensione, voi scrivetemi nei commenti se ne avete già visto una, qualche altra. Chromecast 40%. Collega servizi video, consenti a tutti di guardare i tuoi servizi video semplicemente chiedendo all'assistente. Allora, io ho Prime Video, non ho Netflix, ma penso che mi farò Netflix il 1° dicembre. Mi farò quello family, di modo che tutta la famiglia durante le feste lo possiamo vedere. Anche perché mi vorrò vedere quel film che è uscito adesso, The Irishman, mi pare, quello con Robert De Niro, quel bel film prodotto da Netflix. Dispositivi salotto, continua, aggiornamento di Ultracast in corso, leggiamo le istruzioni, sta andando avanti, vedete se riesce dalla TV, è molto facile, beh se è così, se si collega è molto facile, ci manca adesso soltanto, però mi pare di aver ricevuto la mail che mi diceva che dovevo mettere un codice, addirittura due codici. Penso che sia un codice per Stadia e un codice per associare il controller. Sì, avevo due codici io. Ecco qua, vai a Stadia, guardate un po'. Vuoi configurare il controller Stadia? Vai all'app Stadia per configurarlo, vai a Stadia. Io l'app Stadia non l'ho ancora installato. Eccolo qua, qui in salotto c'è un dispositivo, in bagno c'è un Google Home Mini. Ok, andiamo a Stadia. Che non mi ha installato, quindi mi scarico prima l'app Stadia dal Play Store. Stadia, installa, configura il controller Stadia usando l'app Stadia per i dispositivi mobili. Al termine della configurazione, sto leggendo la TV, ti verrà chiesto di inserire questo codice di collegamento B+XX. Sta installando Stadia, apri. Tutti i modi di giocare con nessuna console. Inizia. Scegliamo il mio account Google con quale usarlo. Potenziamento dei giochi. Fatto. Eccolo qua, sta andando. Conferma il tuo account Google. Dopo la registrazione a Stadia non potrai più cambiare account Google. Sì, questo è vero. Infatti c'era scritto nella mail di stare molto attenti se dovevamo regalarlo a qualche figlio, a qualcuno, di non mettere la nostra mail perché sarebbe rimasta. E quindi c'era, poi ve la leggo la mail dopo. Quindi c'era scritto di usare direttamente la mail della persona che avrebbe dovuto ricevere Stadia. Io non sono, allora premesso, io non sono un gamer, però mi piacciono troppo queste cose qui. Sono un conoscitore delle connessioni da quando esistono le 7 mega, le 8 mega. Siamo arrivati alle 20 mega, siamo arrivati alle 1000 mega, siamo partiti dalle, io personalmente sono partito dalle 56k, 640k, la successiva evoluzione, la DSL, la 640, da 640 siamo passati, 56k, 640 la prima DSL, vabbè, poi c'era la 128 ISDN, 56, 128, 640k che ho il modem anche ancora conservato. Poi forse siamo passati dalle prime mega, 2 mega, le 4 mega, le 8 mega, le 20 mega, le 100 mega, le 200 mega e le 1000 mega. Utilizza questo account, sblocca Stadia con il tuo codice d'invito. Adesso metto la famosa pagina, velocizzo il video, non faccio nessun taglio, pagina bianco e nero, musichetta e vado in cerca delle, dura qualche secondo, vado in cerca della mail di Google, incollo il codice e poi torno subito da voi. Allora, questa è la mail che mi ha mandato qualche giorno, 3 giorni fa,
Google con il codice di Stadia, che ovviamente non vi faccio vedere, ok? Qua riportano alcune istruzioni. Incollo nell'app il codice di invito. Sblocca. Allora, io ho preso il Pro 3 mesi di abbonamento Stadia gratuito. Gratuito, l'ho pagato 129 euro, vedete un po' voi se è gratuito. Mi hanno preso i soldi lunedì o martedì, mi pare, e oggi l'ho ricevuto. Dovevo riceverlo la settimana scorsa, però penso che l'abbiamo ricevuto alla fine di tutto quanto. Sconti su giochi che puoi acquistare, fino a 4K HDR e audio surround 5.1. Vabbè, io ho le casse, io ho le soundbar dietro, la soundbar Samsung molto bella. Andiamo, leggi i nostri termini, accetto i termini, avanti. Gli altri giocatori vedranno questo avatar accanto al tuo nome Stadia, puoi cambiarlo tutte le volte che vuoi nelle impostazioni. Mi piace il missile, avanti. Nome Stadia, come mi chiamo? Il re delle DSL? Come volete che mi chiami? Scegli come vuoi che gli altri giocatori ti vedano nei giochi, nella chat e in altre sezioni di Stadia. Usa solo numeri e lettere. Sì, il re delle ADSL. Impossibile usare il nome, troppo lungo. Ah, non vuole spazi. Va bene, mettiamo il re delle ADSL tutto attaccato, dai. Sto facendo delle anteprima. Il re delle ADSL, ti piace? A volte verrà mostrato un numero accanto al tuo nome per poterti distinguere da altri con lo giocatori dello stesso nome. Sì, ma voi non prendete il mio nome, eh? Usa questo nome. Adesso dovrò fare sicuramente un codice. Avanti, il re delle ADSL, scegli l'impostazione della privacy. Scegli, avanti. Allora, chi può inviarti richieste di amicizia? Tutti i giocatori. Chi può vedere le tue informazioni personali? Tutti i giocatori. Chi può vedere i tuoi giochi e i tuoi obiettivi? Tutti i giocatori. Chi può vedere il tuo stato online? Tutti i giocatori. Chi può vedere il gioco a cui stai giocando? Tutti i giocatori. Chi può inviarti inviti? Tutti i giocatori. Poi cambierò. Chi può inviarti a giocare? Tutti i giocatori. Adesso metto questo, penso che siamo talmente pochi che... Iscriviti per avere gli aggiornamenti via mail, ricevi gli ultimi aggiornamenti sui prodotti hardware di Google e su funzionalità, offerte e servizi correlati. Riceverai anche inviti per contribuire a migliorare. Avanti. Italia Pro, accedi ai giochi Stadia Pro per tutta la durata del tuo abbonamento, 3 mesi, 129 euro col 4K, che in ogni caso avrei comprato. Sconti su altri giochi che puoi acquistare fino a 4K. Se smetterò di pagare, fra 3 mesi, i giochi mi verranno cancellati, avrò solo giochi gratuiti e passerò a 1080p. Le recensioni sono sia positive che negative, ovviamente è tutto molto sperimentale questa cosa qua, eh? Stadia Pro... Data la prova gratuita, pagherò con GPL. Chi chiede per forza un mezzo di pagamento, per forza dobbiamo metterlo. Per forza dobbiamo mettere il mezzo di pagamento, altrimenti non va avanti. Quindi preparatevi. Allora, vediamo un po' questo decoder, questo controller. B. Quale sarà la B? Vabbè, c'è scritto B. B. Più. XX. Allora ragazzi, stavo sbagliando io, ci sono riuscito. Il simbolo, siccome adesso sto leggendo le istruzioni, ci ho impiegato 20 minuti a capire che stavo sbagliando, non era giù ma era su, quindi il nero era quello spento, quello acceso era il bianco. Eccolo qui, ci sono riuscito. Premi A per giocare. Era una stupidaggine, ma era talmente stupida che non c'era arrivato. Premi A per giocare. Destiny 2. Cross save accetta. Allora, se vuoi utilizzare qui i tuoi guardiani da un'altra piattaforma, devi collegare i tuoi account su Bungie, Netcross. Bisogna tenere premuto. Accordo licenza limitata al software. Accetta, B, rifiuto, cambia pagina, accetta. Bisogna tenere premuto finché non... Non so neanche chi siano i guardiani. Boh, consenti. Non so neanche cosa sia. Modifiche impostazioni. Vabbè, lasciamo tutto così, ok? Ah, ecco, questo qua, vedete? Si sposta il cursore.
Seleziona classe. Ragazzi, io non ne capisco nulla. Scegliamo questo, questo. Quale scelgo? Mi piace questo. Razza, sesso. Vabbè, a me non mi interessa. Io voglio giocare e basta. È velocissimo. È come clicco, va. Boom. È velocissimo. Io non sono appassionato di console, anche se io le ho avuto tutte. PS1, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Non capisco se l'audio viene dal tele, dal televisore o dal soundbar. Non riuscirei a capire. Siamo in pericolo. Ci faranno pazzia. Potremmo portarti alla città. Non muoverti. Non preoccuparti, sono qui con te. Dobbiamo muoverci. Presto. Soundbar. Ah, sta che sto giocando, eh? Io non so neanche cosa sia. Premi L3 per eseguire uno scatto. Uno spazio quarto rosso. L1, L2, L3, ma qui non c'è L3. Ora in quarantena è piuttosto pericoloso, ma la nostra unica via di fuga è superare quella muraglia. Mi devo mettere un po' indietro, ragazzi, sennò non vedo. Si vede benissimo, ragazzi, eh? Un grado di definizione incredibile. Mi sa di aver capito che c'è un quadrato là che mi dice dove devo andare. Premi A e poi A per saltare più in alto e più lontano. Entra nel coso. Devo entrare lì dentro, è segnata la porta. Fatemi vedere un po' prima di entrare. Ci sono solo io. Dobbiamo sbrigarci. Senza un'arma siamo un bersaglio facile. Senza un'arma? Fatti tornare alla città. Per farlo abbiamo bisogno di una nave. Ma prima ho bisogno di trovare un'arma per te. Andiamo. Ammazza, mi dà un po' di fastidio, ragazzi. Sapete questa... Come posso fare per diminuire l'inquadratura? Cioè, più da lontano? Questa che sono venuto da qua, però. No. Ma non sono venuto da qui? Devo cercare l'arma, vero? Va bene, ragazzi, io continuerò a giocare. Carico il video, fatemi sapere nei commenti tutto quanto. Vediamo se da qua se posso riprendere a giocare. Vediamo un po' qua. Posso giocare qua? Allora, apri il menu Stadia per vedere amici, gruppo di amici. Va bene, comunque per questo primo video mi sa che di avervi fatto vedere abbastanza. Eccolo qua. Ha ripreso da dove mi ero fermato. Vedete? Giovedì 28 novembre. Ha ripreso esattamente da dove ero fermo. Devo scoprire quali sono i comandi. Va bene, amici. Da Andrea di Esseloso è tutto. Mettete mi piace su questo video. Ciao da Andrea di Esseloso. Ciao ciao, continuate a seguirmi. Ciao ciao.